Allora, rieccoci qui collegati per questo incontro con Massimo. Scusateci, ovviamente, come avrete ben notato, ci sono stati e ci potrebbero essere dei problemi tecnici di cui, ripeto, ci scusiamo, però purtroppo ci sono dei problemi di connessione. Detto questo, quindi nel caso in cui dovessero persistere questi problemi, vi diciamo già che rimanderemo l'incontro con l'amico Massimo a data da destinarsi. Ci dispiace per tutte le persone che erano collegate prima e che ovviamente nell'attesa magari hanno preferito cambiare canale, però tanto queste registrazioni restano online ed è possibile recuperarle in ogni momento. Allora, Massimo, ora ci sentiamo, vero? Sì, io ti sento benissimo. Ok, sì, no, prima c'era un ritardo troppo lungo e che quindi praticamente io finivo di parlare e tu non riuscivi ad afferrare quello che avevo detto. Abbiamo parlato della tua esperienza come scenografo agli esordi, diciamo, o meglio, partendo dalla tua vita pisana. Sì. Dicevo, tu sei stato uno dei primi a portare in giro per tutta l'Italia, ma soprattutto a portarlo sulle coste salentine e pugliesi, il live painting, inteso come happening, inteso come collaborazione tra l'artista e il musicista o il DJ o il poeta, insomma, quindi una performance. Un incontro tra le arti. Come sei arrivato a questa? È un bagaglio di esperienze che ti portavi dalla Puglia alla Toscana e poi dalla Toscana hai portato in giro o cosa? Sì, diciamo che proprio l'altro giorno stavo pensando a quanti anni ho passato, diciamo, nel concetto di light painting. È iniziato tutto sulle coste appunto del Salento, quindi quando appunto in giro con la mia Vespa andavo nei locali a proporre di potermi esibire live davanti al pubblico. E naturalmente nei momenti in cui c'erano i DJ, c'erano i musicisti e quindi delle volte anche con la sorpresa dei musicisti stessi che si chiedevano cosa stessi facendo lì. Cioè io ho sempre cercato di portare questa cosa perché secondo me è un modo per far conoscere non solo la propria arte, ma per darle importanza in un certo senso. E davvero ripensandoci sono andato da Aosta fino alla Sicilia, Isole Comprese, Sardegna, ovunque. Stavo riflettendo appunto sulle varie regioni che non avevo toccato, ma saranno forse una o due. Quindi è stato sempre il mio modo di fare. È iniziato in Salento e poi l'ho portato in giro per tutta l'Italia. Naturalmente cercavo di organizzare anche dei piccoli tour, cioè se sapevo che ero a Roma, cercavo di costruire le date intorno a Roma per muovermi magari verso l'Abruzzo, così come verso le Marche. Credo che sia qualcosa di inusuale per noi italiani, forse, però, come ben sappiamo, per le latitudini che io ho sempre sognato e ho sempre apprezzato anche soltanto sui libri o nei video, è una cosa normalissima quella di fare il light painting. Basta andare su Instagram e vedere l'hashtag appunto light painting per rendersi conto che c'è ovunque. Infatti, delle volte fa anche ridere, dire uno dei più attivi light painter italiani, ma non è che ce ne siano neanche tantissimi. Quindi. Sì, quindi diciamo che ti ricordi qual è stato il primo live painting che hai Sì, fatto? assolutamente. Il primo è stato sullo Ionio, in un locale. Che ha cambiato naturalmente tantissimi nomi nel frattempo e avevo appunto questa tela, ma poi molti
in quel periodo non facevo lo stesso stile che faccio adesso, ma mi occupavo della ricerca sull'arte informale che mi aveva completamente appassionato. E quindi facevo delle diapositive, pigliavo i telaietti delle diapositive degli anni 70, ci mettevo dentro un po' di tutto, cioè dal materiale fino ai colori che si scioglievano con il caldo, e lo portavo in giro. Sono riuscito a portarlo in discoteche dove contemporaneamente c'erano magari 40, no, 40 no, diciamo 1000 persone a ballare, ecco. E questi colori che si scioglievano non erano delle cose che facevo personalmente io, ma le facevo fare proprio al pubblico. Cioè li facevo apprezzare appunto l'atto creativo, li facevo capire come potessero determinare delle dinamiche artistiche, soltanto appunto con la loro fantasia e con il gioco, che è l'altra cosa importante di ogni live painting. Il live painting io non so assolutamente quello che vado a fare, se lo sapessi sarebbe un live painting noiosissimo, perché anzitutto non ci sarebbe la sfida di non sapere dove stai andando a parare, ma non potrei girare il quadro, sarebbe noiosissimo, ecco, diciamo. Magari ci sono delle cose da cui prendo spunto, però il bello del live painting è proprio il concetto di gioco, di giocare con il pubblico, di renderlo partecipe. Perfetto, sempre partendo dal light painting, diciamo, lo spunto per un'altra domanda, che poi non è proprio una domanda, ma si ricollega a quello che è il tuo curriculum. Come dicevo nello scorso sfortunato collegamento, non ho elencato tutte le tue. Diciamo, i tuoi lavori, durante questo incontro, ecco, andremo un po' a toccare alcuni punti salienti della tua carriera. Uno di questi, partendo proprio dal live painting, è il rapporto tra l'arte e la musica in te stesso, perché comunque il live painting ti ha portato, o comunque l'illustrazione in generale, a collaborare con numerosi musicisti. Con alcuni ti sei esibito proprio sul palco, dal vivo, mentre loro suonavano. Dico alcuni nomi: Dea Negrita, Piero Pelù, Banda Bardoro, I Paci, Corveleno, Marta sui tubi, Luci della Centrale Elettrica, Max Nocco, Marco Cagliari, Squedita, insomma, Roberto Angelini. Ne sono veramente, veramente tanti. Non solo, per ricordare e per tornare sempre al live painting, il live painting non sono solamente degli happening che vengono fatti nei locali, anche nei locali, e ne hai fatti in numerosissimi locali in tutta l'Italia, ma tra i posti in cui li hai fatti, vabbè, oltre al MAT, ricordiamo il Macro di Roma, il Piper di Roma, il Festival della Creatività di Firenze, il Link di Bologna, insomma, quindi tanti luoghi, lo Spazio Murat di Bari o lo IED di Firenze, istituzionali, che magari, ecco, si pensa, l'opinione comune è quella che non si possa farlo all'interno di un luogo così istituzionale. Invece è proprio lì dentro che arrivano le maggiori soddisfazioni. Dicevo, il rapporto tra musica e arte in Massimo Pasca, ricordando anche che, e oggi mi sarebbe piaciuto iniziare con un video musicale della tua altra vita, altra carriera artistica, che è stata quella da musicista. Ce la riassumi un po', ce ne parli un po' di questo binomio tra illustrazione e musica, per inglobare Sì, la tua arte in generale. assolutamente. Diciamo che sono due percorsi che ho ottenuto. Allora, la sperimentazione del segno attraverso l'ascolto della musica e attraverso l'ascolto del suono, così come attraverso l'ascolto della parola, perché ho collaborato con dei parolieri, con dei poeti, è diciamo un ambito. Invece nel mio rapporto particolare, poi più che un musicista sono stato un rapper, un cantante reggae, e quello l'ho tenuto diciamo ben separato da quest'altra cosa. Sicuramente il genere che facevo, la musica reggae, doveva comunicare dei messaggi, e sicuramente il motivo principale era quello.
catturare l'attenzione della gente attraverso la parola e farla riflettere. Invece l'eye painting in un certo senso cattura l'attenzione sull'arte stessa, cioè portandola al di fuori dai luoghi tradizionali e cercando di darle, come ti dicevo prima, importanza. Per quanto riguarda invece le sperimentazioni proprio dell'ascolto e del segno, sono impazzito appresso a tantissime cose, cioè reduce insomma dallo studio di Kandinsky, che voglio dire con la musica classica ha fatto di tutto di più, oppure da Pollock che ha collaborato con numerosi jazzisti che hanno cercato di rappresentare in musica un'immagine e viceversa. Il mio obiettivo è stato anche sempre quello di trasformare le linee in musica e viceversa, cercare. Fra le tante cose che ho fatto, ricordo alcune veramente durissime, perché magari c'era qualcuno che suonava semplicemente un pianoforte jazz, e naturalmente la sfida era quella di seguire veramente, non attraverso la forma, ma di seguire veramente il suono attraverso la linea. Quindi potevano venire delle cose all'apparenza brutte, anzi veramente brutte, però che dovevano seguire appunto la forma. Quindi in quel caso la sfida era quella. Come invece, ad esempio, in maniera particolare, soprattutto nell'ultimo anno, ho fatto con Max Nocco, perché noi ci guardiamo proprio e lui appunto cerca di ispirarsi a quello che sto disegnando, io disegno in base a quello che lui appunto passa sul giradischi, tanto che in un rapporto veramente simbiotico siamo arrivati a concepire la cosa con un disco di legno enorme su un perno, e quindi anch'io giravo il mio disco e seguivo le tracce con il pennarello. Sono tutte sperimentazioni, non, naturalmente si potrebbe dire anche fini a se stesse, però non sicuramente, cioè, diciamo che hanno quello che interessa è il processo e non il prodotto. Assolutamente. Mentre per l'altra carriera, quella in cui che ti vedeva, diciamo, voce dei Working Vibes, con cui hai sfornato 5 album, 4, 5, non ricordo. Sì, quattro album è il primo famosissimo, cioè per ogni band c'è sempre il primo demo, no? Il sacro primo demo, e quindi sarebbero quattro album più un demo, che poi insomma è quella cosa introvabile per tutti i gruppi, sia che diventino famosi, sia che Certo, vadano a finire nel dimenticatoio. diventa un oggetto da collezione, diciamo. Esatto, sì. Quindi cinque dischi possiamo dire, sì. Ho capito. E No, in tra questo. l'altro, di discreto successo, insomma, diciamolo, perché Sì, hanno, insomma, è soprattutto un non gruppo tanto dal punto di vista. conosciuto. Sì, abbiamo anche lì girato tutta l'Italia in lungo e in largo. Abbiamo avuto la possibilità di fare i tour con Ziggy Marley, con i Wailers, cioè che uno si spaventa solo a sentire i nomi. Alpha Blondy con i Negrita, con gli Aswad, cioè nel senso comunque con dei mostri sacri della musica. Noi non eravamo una band da disco, ecco, cioè diciamo noi i dischi li facevamo fondamentalmente per poter dire poi che nel live poter vendere un Certo. disco e far portare a casa le persone, come ci sono tantissime band come noi, famosissime, che noi eravamo una band live, e live veramente ne abbiamo fatti tantissimi, davanti a un pubblico pure molto, molto, molto vasto, cioè, Ecco, penso di averlo. se posso dire la mia, mancava un disco live, quindi era quello che, diciamo, Sì, avrebbe, anche perché sicuramente non. molte versioni dei live sono, non dico totalmente diverse, perché ovviamente ogni live ha degli arrangiamenti diversi, ma hanno, ecco, si vede la carica, ho visto alcuni video, io purtroppo non vi ho mai potuto vedere dal vivo, se non alcune esibizioni a due voci, però non con il resto della band, e quindi ho Non visto è che la la forza, stessa, insomma, no, che
Assolutamente, quindi cosa ti No, non è resta la di... stessa cosa, perché noi la bellezza del Working Vibes era che era un gruppo che anzitutto era composto da persone che provenivano da generi musicali completamente diversi e quindi avevamo trovato un'amalgama molto, molto personale e molto particolare. E il bello era avere davanti gente che veniva e ci diceva: "Guarda, a me il reggae mi fa cagare, però a voi vi vengo ad ascoltare." E non si capiva mai magari perché quale fosse il vero motivo, cioè, quello che diciamo riesce a trasmettere dal vivo, cioè, dal punto di vista del live, non riesce a farlo, almeno personalmente non riesco a farlo in un disco. I miei più intimi amici mi hanno detto: "Ma tu fondamentalmente non sei reggae, te c'hai un'attitudine rock and roll proprio spinta parecchio, perché quando canti sembra un'altra cosa, ecco, diciamo, rispetto alla tradizionale cosa reggae, che è molto, no, rilassata e molto, molto tranquilla." Ok, ovviamente invito chi ci ascolta e chi ci ascolterà ad ascoltare su YouTube o in giro, insomma, no, non so se si trovano ancora i dischi nei negozi, se li vendono ancora, soprattutto i negozi dischi, però vi invito ad ascoltare, anche a vedere qualche video di esibizione perché merita. È un mondo che ti manca, Massi, cioè che o diciamo, è un'esperienza bella che... Però non rifaresti, cioè, o meglio, ora non riprenderesti. No, cioè diciamo mi manca la dimensione del live, perché il live fondamentalmente è uno scambio, cioè almeno io l'ho sempre vissuto come uno scambio tra il pubblico, ecco il motivo per il quale appunto poi il disco non è la stessa cosa, cioè nel senso io fondamentalmente se dovessi capitare, come mi è successo, di capitare magari, non so, al supermercato oppure passava la macchina col tuo disco che stava suonando, è una delle cose delle quali mi vergogno di più in generale, cioè non mi piace ascoltarmi, è una cosa che mi dà fastidio. Però invece il live era qualcosa che iniziava, era un percorso insieme al pubblico ed era bellissimo, cioè mi manca, sì, mi manca quella cosa lì, però è stata un'esperienza, io credo che come tutte le esperienze bisogna consumarle, e poi soprattutto cioè non fare delle fotocopie, ecco, di quello che si è stati. Io vedo purtroppo, essendo ancora appassionato comunque in generale di musica, come ascoltatore, vedo tantissime band che sono diventate l'ombra dei loro esordi, ecco, diciamo, perché poi alla fine diventa un lavoro, diventa soltanto esclusivamente un lavoro. E non è neanche, diciamo, cioè, io credo che il pubblico se ne accorga. Cioè, quindi, paradossalmente, se ci riflettiamo pure a livello storico, se ascoltiamo dei gruppi, i migliori sono quelli che hanno smesso. Cioè, perché rimane il Beh, ricordo, ti rimane quel ricordo, insomma, non lo so. Ora certo, spiegarlo bene non lo so sì, no, spiegare. poi esistono anche gruppi, insomma, che resistono, tengono botta, però ogni tanto, diciamo, scivolano, vedi Rolling Stone, vedi qualcun altro. Detto questo, ovviamente tu, hai questa tua anima musicale, legata soprattutto al reggae, al dub, l'hai portata comunque avanti con i tuoi DJ set, quindi come Papa Massi, che era poi il tuo Quello è nome. stato l'inizio, sì, è stato Sì. l'inizio di tutto, cioè mettere la selezione dei dischi e poi successivamente appunto creare una band vera e propria, perché comunque chiunque venga dal reggae ha iniziato con i Sound System. Io appunto ho iniziato con i Black Heart Sound System di Lucca, che sono un vero e proprio sound autocostruito col quale sono andato in giro pure lì per diversi anni, in lungo e largo per i centri sociali d'Italia e per tutti i raduni reggae. E poi vabbè, l'esigenza appunto di avere una band era dovuta al fatto appunto di fare proprio della musica propria, di non cantare appunto sulle basi degli altri, ma di fare della musica propria. Sì, quella cosa, attualmente invece la cosa che è rimasta di tutto quel percorso lì sono gli spoken word,
che sono appunto proprio delle vere performance di poesia ritmata, possiamo definirla, che anche lì è una cosa che ad altre latitudini è abbastanza conosciuta. Da qualche anno, devo dire, anche in Italia con gli slam poetry, che comunque sono queste vere e proprie, Certo. diciamo, gare di poesia, e ormai città tipo Roma, Milano, ci sono dei locali proprio che sono dedicati agli slam poetry, e questa, diciamo, è la cosa che è rimasta. E attualmente sono però al lavoro con un nuovo disco. Ecco, questa cosa è una Ah, cosa che vedi. ti dico in anteprima, però vabbè, a qualcuno l'avevo già detto, che sarà appunto però un po' la conclusione anche questa dell'esperienza degli slam poetry, Ok, dello spoken word, della dub poetry, di queste cose qua. esatto, che era proprio l'immagine, la locandina che ho passato prima, ecco, un'altra tua carriera, perché comunque sia, anche se tu ne parli in scioltezza e avvicini il mondo della musica a quella della DAW Poetry, comunque sono delle discipline vere e proprie, diciamo, a sé stanti, no? Quindi Certo, un'altra... assolutamente. E che era poi la cosa che ti avrei chiesto dopo. Ovviamente il grosso della tua attività va nel campo dell'illustrazione vera e propria. Mi piaceva, prima di entrare quindi nel vivo di questa discussione, farti vedere una foto se la trovo e ovviamente commentarla insieme. Sì. Comunque sia, il tuo rapporto con la musica quindi non si è esaurito, quindi mi stai dicendo che c'è la possibilità di ma tu già la vedi come una cosa conclusiva, cioè che con questo album di cui mi parli, con questa diciamo tu vuoi chiudere Sì, il tuo no, il mio ciclo. approccio in generale con le cose è sempre così. Io devo già vederne la fine, in un certo senso, perché altrimenti non riesco a lavorarci. Cioè, diciamo, sono state già registrate le batterie, quindi ci sarà la produzione appunto di questa cosa. Non so se riuscirò a sposarla con il mondo appunto anche del disegno, dell'arte grafica, perché vorrei riuscire a mettere insieme tutte e due le cose. Però sicuramente sarà questa appunto un'altra esperienza particolare. Ok, vabbè, la foto che ti volevo far vedere non l'ho trovata, ma te lo dico, insomma, cosa rappresenta per te la figura di Keith Haring come artista, come uomo, che cosa, perché molti ovviamente hanno visto nel tuo modo di illustrare un rimando, una citazione, non so come chiamarla, insomma, un'influenza da parte di questo artista strepitoso. Ecco, finalmente l'ho trovata. Cosa mi dici Eccolo. tu a questo proposito? Guarda, ti dico che cioè, per me è un punto di riferimento, quindi sicuramente chi ha associato soprattutto nella fase iniziale del mio approcciarmi allo stile successivo all'informale astratto, appunto, è stato appunto Keith Haring, perché comunque in un certo senso è l'artista che mi ha aperto un mondo, soprattutto perché ce l'avevo lì a Pisa con la sua ultima opera, e soprattutto perché sentivo un'attitudine, c'è cioè una somiglianza, diciamo, con quello che stavo facendo io, e ogni volta appunto che uno cerca, soprattutto in età giovane, no? Cerca delle conferme, magari come l'artista che va a bottega dal maestro, vuole sentirsi dire che sta andando bene, sta riuscendo a fare le cose fatte bene. Ecco, per me Keith Haring era questo. Cioè, comunque a me non è mai soltanto interessato il disegno in particolare, o soprattutto determinati colori o un determinato approccio.
Io cercavo appunto studiavo all'università semiotica e quindi poi magari andavo a casa e cercavo di mettere in pratica queste cose e poco dopo scoprivo che appunto anche Gateering aveva studiato semiotica, aveva studiato le stesse cose che avevo studiato io, oppure metteva dei messaggi sociali che mi interessavano e scoprivo appunto, poi ai tempi non c'era, ti sto parlando degli anni appunto prima del 2000, ecco, quindi comunque in ogni caso non c'era, non avevo accesso ad internet, ma avevo accesso a pochissime cose come appunto le mostre e i libri. Sapere ad esempio che una delle preoccupazioni mie è stata sempre l'apocalisse, cioè ho sempre avuto ad esempio la paura della guerra atomica, non so perché, ma già da bambino. E poi aver scoperto che Kettering aveva fatto proprio una produzione su tutto questo argomento, naturalmente mi lasciava ogni volta, mi sorprendeva, ecco, in un certo senso. E questo è stato, diciamo, il rapporto con lui. Poi dal punto di vista stilistico, naturalmente, tutti ci evolviamo, ma anche perché Kettering rimane e sarà sempre irraggiungibile, non perché c'è una competizione né tra me e lui, ci mancherebbe altro, né tra lui e gli altri, ma semplicemente perché fa parte della sua epoca, quindi noi lo dobbiamo sempre guardare con lo spirito appunto di quello che riesce ancora a comunicarci, quindi quanto riesce ad essere attuale all'oggi nel 2020, perché comunque se si parla dei messaggi della semplicità con cui riusciva a esprimerli, Kettering è perfettamente, sembra, cioè è ancora vivo, ecco, è vivo e vegeto. Sfido chiunque a prendere un murales di Kettering, farlo vedere a un ventenne e il ventenne sicuramente ti dirà che è stato dipinto 3 giorni fa. Ecco, cioè, quindi a parte quello, diciamo, poi dal punto di vista stilistico ognuno si evolve. Però anche ad esempio il discorso che anche lui ha iniziato facendosi influenzare da Debuffet, facendosi influenzare da Pierre Leczinski o tutta una serie di cose che appunto anch'io di cui anch'io ero appassionato. Naturalmente a un certo punto quest'artista è morto, quindi fortunatamente diciamo per me, sfortunatamente per lui, però non ho potuto poi diciamo seguire quello che avrebbe fatto, perché sarebbe stato veramente interessante sapere dove sarebbe andato a parare oggi Gatering. Questa è la cosa che capita con tutti quelli che poi purtroppo non abbiamo più fisicamente, ma di cui abbiamo soltanto le opere. Perché appunto io poi da lì in poi ho scoperto ad esempio il surrealismo, ho scoperto il dadaismo, tutte correnti che mi hanno influenzato in tutto quello che faccio. Certo, quindi ecco, quando si dice che un artista è stato influenzato da, non stiamo dicendo una parolaccia, ma anzi è un valore aggiunto, perché poi ecco, come dici tu, influenza chiama influenza e si arriva quindi all'alba di, insomma, Si nel arriva senso. a uno stile personale, perché oggi il complimento più bello non è sicuramente, anche perché non è chissà cosa, no? Però voglio dire quello che faccio, diciamo, sono un modesto disegnatore e pittore, però a parte quello, io l'unica cosa che mi fa piacere è sentire dire, ah, ma il tuo stile lo riconosco in mezzo a tantissime altre cose. E naturalmente qualcuno non ho mai invece sentito dire, ah, pensavo fosse di Kettering, invece era tuo, oppure pensavo fosse tuo, invece era di Kettering. Cioè, e questo è il bello, no? Di essere riusciti a giocare sul filo di lana ed essere andati avanti. Poi, naturalmente, Assolutamente, stiamo sì. parlando di un artista che è morto a 31 anni. Io, insomma, sono già vecchissimo nei suoi confronti. Beh, Quindi ho vabbè, avuto sei troppo. molte più possibilità di evolvermi. Come dice Benigni a proposito di Andrea Pazienza, io sono troppo vecchio per morire giovane, quindi Grazie. non vale più.
Allora, ovviamente ricordo alle persone che sono collegate che se vogliono possono fare delle domande a Massimo, quindi le leggeremo in chat, e che sempre scusandomi con chi era connesso prima, abbiamo avuto questo inconveniente e abbiamo perso strada facendo nel collegamento la diretta con la dottoressa Antonacci, che però ha fatto un'introduzione e potrà, diciamo, anche lei intervenire attraverso i commenti. A proposito di personaggi ispiratori, ce n'è un altro che dai tempi della tua tesi ricorre prepotente. Qui è in una duplice versione nel Moro Pasolini che è stato esposto anche al MAT qualche anno fa. Pasolini è un'altra costante della tua carriera che forse ha influenzato tutte le arti di cui ora abbiamo parlato, sia la musica, sia la da poetry, sia l'illustrazione, insomma, è un personaggio che ha trasversale a ogni forma di arte. Cosa mi dici di lui? E di questo appunto devo essere, diciamo, da un certo punto di vista molto, molto sincero. Non è assolutamente merito mio se ho conosciuto Pasolini, ma il merito è di una circostanza, ecco, in un certo senso. Perché io anche lì volevo fare la tesi su Kettering, che non era per il mio professore sufficientemente storicizzato, tanto da potergli dedicare, insomma, una tesi, e quindi, tra virgolette, ho ripiegato sull'altro versante che mi piaceva, che era quello cinematografico, perché naturalmente nel cinema ci vedevo tutto. Poter approfondire comunque il linguaggio cinematografico era poter approfondire scenografia, pittura, musica, società, storia, cioè, e quindi e il mio professore mi propose appunto la figura di Pasolini, che io ho conosciuto bene, ecco, diciamo, in quell'ambito. Naturalmente sono andato a scoprire poi la cosa più bella, almeno quella che mi lega di più a Pasolini, che non riusciva a fermarsi a un solo ambito, era un sperimentatore eccezionale in un certo senso. Poi naturalmente aveva come stella polare la storia dell'arte, che è una delle cose per le quali io impazzisco e continuo ad impazzire da quando studiavo fino ad adesso, e quindi naturalmente scoprire tutti i vari le varie scene riprese da Masaccio, da Bosch, riprese da Mantegna, capito, nei film di Pasolini, era qualcosa di eccezionale, ma anche gli ambiti culturali che riusciva a frequentare, e naturalmente appunto la poesia, il teatro, l'happening, cioè Pasolini era un, ecco, quando si dice appunto un intellettuale completo, penso che lui lo rappresenti bene. Poi sicuramente in questi ultimi anni è stato anche parecchio rivalutato, ecco, soprattutto perché, insomma, ci siamo accorti che su Che era un tante cose artista, aveva. innanzitutto. Sì, che era non solo, cioè, era stato un pensatore anche particolare, ecco, insomma. Quindi questo è il motivo per il quale, Quindi cioè, cosa che magari in pochissimi sanno, però, o meglio, chi lo conosce bene lo sa, era anche un pittore, e un discreto pittore per quello che riesco a vedere io. capisco. Sì, allora guarda, c'è l'amica Emiliana Palmieri che abbiamo ospitato la scorsa settimana, che è la nostra amica che sta portando avanti il progetto Piccolo Teatro Andrea Pazienza, che ovviamente avendo ascoltato un po' della tua biografia ti chiede se torneresti a fare delle scenografie. Assolutamente sì, è magari una cosa che mi piace. Diciamo che il vero motivo per il quale non ho fatto più scenografia, non ho insistito su quel versante, cioè, non sarà sicuramente il caso
del teatro che avete fatto e state dedicando a Emilia. Pazienza, anche perché, voglio dire, conoscendo appunto la base di partenza è impossibile, però il mondo del teatro è veramente insopportabile. Cioè, nel senso, lo dico molto, almeno quello che ho frequentato io, cioè è troppo competitivo e troppo, almeno forse perché ho lavorato pure con dei maestri, con delle cose, però mi sono capitate una serie di cose che non mi piacciono, ecco, diciamo sinceramente, perché ho un approccio molto più legato io semplicemente allo studio. E alla volontà e al gusto. E invece, magari delle volte ci sono state delle dinamiche che mi hanno proprio allontanato dal mondo del teatro. Ho capito, Quindi, questo è il vabbè. motivo per Sì, il quale. Lei, purtroppo, mi ha fatto ovviamente, questo. no, figurati, gli uomini di teatro potranno dire la stessa cosa Degli artisti, degli immagino. artisti, ovviamente, sono Immagino, legittimati. Allora, ovviamente, ecco, chiudiamo questa triade di ispirazioni con un pezzo che hai realizzato nel 2016. Per la mostra Buon Compleanno Paz, e che attualmente si trova all'interno di Spazio Fumetto, nel MAT, appunto, nel Museo dell'Alto Tavoliere, insieme a tutti gli altri omaggi che furono realizzati per l'occasione nella mostra del 2016 e che poi sono stati realizzati anche nel corso degli anni, insomma. Andrea Pazienza, cosa ha rappresentato per te questo artista? Se io ricordo che accettasti volentieri di partecipare alla mostra, anche con molto trasporto. assolutamente, è una delle cose di cui vado più fiero ed orgoglioso, perché alla fine, sì, ripeto, è la sua sensibilità. Anche qui si va su un altro piano. Ecco, io non penso che sia soltanto un disegnatore, ecco, o almeno io l'ho sempre vissuto come veramente. Come il concetto più alto di poesia, di poeta, del fare, no? Del saper fare e cioè di poetare, ecco, proprio nel vero senso della parola. E infatti anche le sue proprio poesie, le sue parole sono qualcosa che si sposa bene solo con i suoi disegni, quindi stiamo parlando proprio di un intreccio di significati e significanti che arrivano a dei livelli allucinanti. Io ho fatto anche, magari mi è capitato di discutere, prima di poter approfondire il fumetto dal punto di vista proprio della storia, ecco, diciamo, quindi comunque da giovane, cercare di spiegare alle persone perché mi piaceva Pazienza era molto difficile, perché magari loro conoscevano tutto il fumetto francese che io poi ho conosciuto successivamente, e io, cioè, dicevano: sì, vabbè, ma tu ti flash su Pazienza, ma non conosci questo, questo e quest'altro. E diciamo che dopo aver conosciuto comunque anche il fumetto francese, il fumetto argentino, aver capito le differenze fra l'una e l'altra cosa, per me lui rimane un unicum. Cioè, nel senso, rimane qualcosa di irraggiungibile. Talmente, cioè, non so, è come una pianta che se la trasporti da un'altra parte non attecchisce, però se uno ha la fortuna di vederla nel suo habitat, ti dà delle sensazioni che secondo me non hanno a che fare soltanto con il disegno, soltanto con la parola. Ecco. Allora sì, colgo ovviamente la palla al balzo proprio perché abbiamo parlato di questo pezzo che si trova a Sansevero per rievocare un po' quella che fu la mostra che è stata allestita al MAT sul finire del 2012, di cui la direttrice parlava nel primo collegamento, e che andò avanti fino al febbraio del 2013. Può purarla una bella esperienza per quanto mi riguarda, che ho potuto insieme all'amico, ai colleghi
colleghi del MAT allestire questa mostra, anche perché ecco, il colore, il modo di questa nuova tematica venivamo da insomma, c'era bisogno di respirare quest'aria e l'abbiamo fatto, insomma, in modo molto interessante, con, ricordo, una 2 giorni che ti ha visto il giorno prima inaugurare la mostra. C'era anche l'amica Rossella Falco, una mostra che, ripeto, ha colorato gli ambienti e i pannelli del museo. Quale ricordo hai di questo, di questa esperienza? Beh, un ricordo bellissimo, cioè, nel senso, tranne quello poi giustamente dell'inaugurazione, ma quella è una cosa che mi, che, cioè, io tutte le volte all'inaugurazione mi viene mal di testa, l'ansia. Vorrei essere altrove, ecco. Però per il resto, appunto, tutte le fasi di poter allestire la mostra insieme a voi, tutto quello che c'è stato, le persone con cui ho chiacchierato, le strade di San Severo, tu, cioè, io porto veramente un ricordo bellissimo di quella mostra, anche perché forse per una delle prime volte nella mia vita mi sono dovuto impegnare. In generale, diciamo, perché comunque sentivo una responsabilità fortissima, e quindi, tra l'altro, ero appena tornato dalla Toscana e ho fatto tutti i quadri in camera da letto a casa mia, quindi è stato veramente, è stato Sì, difficile pure, insomma, dal punto è di stato vista anche tecnico. un po', diciamo, un passaggio, un ritorno, ecco, è stata forse la prima cosa più importante che hai Sì. fatto dopo il tuo ritorno da Pisa in Puglia. Quindi forse Assolutamente sì. siamo contenti anche di pensare, di poter pensare che, insomma, tornare non è sempre semplice, soprattutto quando si conosce la realtà che si è lasciato, insomma, ora, a prescindere dal motivo, studio o altro che possa aver portato via dal luogo d'origine, tornare non è sempre semplice. Ci piace pensare che questo sia stato comunque uno stimolo per quella che poi ovviamente insomma, continua ad essere una carriera piena di cose interessanti. Ricordo che insomma anche alla paura del giorno prima, il giorno dell'inaugurazione, non c'era tantissima gente, però il giorno dopo, in occasione tra l'altro coincideva con la presentazione del progetto Splash Archivi Andrea Pazienza, ci fu questo live painting con spagnoli, musicisti spagnoli e Cicchetti, dove insomma c'era, l'abbiamo visto anche dalle foto, c'era tanta 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 gente. Tra l'altro non fu l'unica collaborazione, ma quella diede il là a una serie di presenze di Massimo in Capitanata, non solo all'interno del museo del MAT, ma anche in altre, ecco, ricordo il cordino davanti alla Gioconda con il tappeto rosso, che era veramente divertente. Ora vediamo anche queste opere che erano esposte. Quindi, ecco, anche altre, salutiamo anche gli amici dei locali che ci seguono, da cui sei stato ospite, ma sei tornato in Capitanata anche per un murales a Lucera, se non sbaglio, qualche anno fa. Sì, anche lì sono appunto ritornato tante volte a San Severo ripeto, per me tornare è sempre un piacere, perché quando, cioè, diciamo, non è il motivo è semplicemente quando vedo la passione non tanto per me, per quello che sto disegnando. Io, diciamo, la passione per me la scambio spesso con la passione per l'arte. A me piace, appunto, ripeto, accendere un faro sulla questione, ecco, sulla questione in generale, sull'arte. Infatti, mi piace pure organizzare le cose degli altri, perché alla fine l'importante è che si faccia capire, che si possa capire, insomma, che è qualcosa di veramente importante.
avere l'arte intorno in un certo senso, e non avere bisogno soprattutto di andarsela a cercare, perché poi alla fine, un pochettino appunto pure la mia formazione, quella appunto che, soprattutto quella iniziale con i muralisti messicani, cioè che non credevano assolutamente nell'arte da cavalletto, cioè, mi porta a fare appunto questi live painting ovunque, ma a organizzare anche quelli degli altri, a collaborare insieme agli altri, a farlo insieme agli altri. E San Severo Esatto, perché è stato uno dei posti dove sono stato di più a disegnare e a dipingere. ricordo insomma che questa è una cosa bella per un artista. Di solito l'artista arriva e insomma e fa l'artista e guarda tutti dall'alto, mentre io ricordo che Massimo è soprattutto lanciatalenti, è un organizzatore, quindi è un artista che guarda il mondo che c'è attorno a lui, guarda l'arte che c'è attorno a lui ed è diventato un vero e proprio punto di riferimento, non solo nel suo territorio. Valentina Giuliani, che forse conosci, ci chiede, parlando ancora di grandi personaggi, com'è stato il tuo rapporto con l'arte di Federico Fellini in virtù della tua passata performance? L'universo visionario felliniano ti ha in qualche modo ispirato nella realizzazione della tua opera? Beh, assolutamente sì, credo che chiunque abbia a che fare con un'arte visionaria non può prescindere dalla figura di Federico Fellini, cioè nel senso che comunque quel mondo onirico fatto appunto di sogno e di trasposizione insomma del sogno, con lui ce l'avevamo tutto. Infatti, soprattutto io dei registi invidio la loro potenza in un certo senso, perché appunto tornando al discorso del teatro, poi il teatro appunto ripeto, non vorrei che fosse passato il messaggio che il teatro il Ora ti messaggio stanno negativo sul odiando. teatro. La cosa più bella del teatro appunto era vedere al lavoro questi registi, vedere al lavoro Lavia e tantissimi altri, cioè quando appunto magari dicevano ho bisogno di due scale messe in scena, partivano tipo 6-7 persone, andavano a recuperare una panchina, due scale, le mettevano, le guardavano, no vabbè, non va bene. Cioè nel senso, naturalmente questa cosa presa e portata nel cinema e in questo caso appunto nel cinema di Federico Fellini, cioè anche a me la notte cioè, mi vengono in mente delle idee fantastiche, però non sono Federico Fellini e non le posso realizzare. Guarda, Invece, però è già naturalmente importante che ci ha te li possa influenzato. ricordare la mattina dopo, insomma, È già un passo avanti. è già un passo avanti. Poi appunto quello che Mentre abbiamo fatto anche lì, il discorso appunto della performance che diceva Valentina, cioè con Max Nocco siamo riusciti pure lì a fare qualcosa di molto particolare, perché disegnare sulle musiche oppure che lui appunto passava con i dischi, mixando tutto alla perfezione e poter disegnare quelle cose, anche lì è stata un'esperienza molto particolare. Allora, a proposito di quest'opera, anche se fu modificata per renderla banner della pagina Facebook durante la mostra, la dottoressa Antonacci ci ricorda che non c'era molta gente all'inaugurazione perché tra l'altro il tempo non era molto clemente e ti chiede se ora, ancora oggi, rifacendo quest'opera, la rifaresti Gesù seduto su un lussuoso divano o in un'altra maniera? Ah, cioè, ripeto, alla parte che purtroppo in generale, diciamo, quando noi concepiamo un'opera rispetto magari alle parole, il discorso è molto diverso, nel senso ormai rimane lì. Quindi voglio dire, e deve essere la trasposizione di un momento e di un pensiero. E naturalmente quell'opera lì è anche particolare, poi è difficile spiegare, però cioè, nel senso non era in realtà Gesù che era seduto sul divano e quindi comodamente diciamo seduto sul divano, ma l'immagine, questo poi nella mia pittura è sempre così, cioè diciamo è l'immagine che gli altri hanno di Gesù, perché serve per creare in un certo senso un cortocircuito con chi guarda, cioè perché
ti guarda riconoscendo un'icona e fa un cortocircuito, cioè crea un cortocircuito. E no, la farei sicuramente diversa, però nel momento in cui l'ho fatta è perché mi è venuta, quindi oggi se non mi torna in mente non saprei come riadattarla, ecco, diciamo. Certo, allora un'altra, sempre per rimanere diciamo, nella tua permanenza in Capitanata, ricordo, ecco, questa bella esibizione di qualche anno fa, di un paio d'anni fa, in quella che chiamano Campo dei Fiori durante il SAC Tratturarte, il Sistema Ambientale e Culturale Tratturarte Alto Tavoliere, in cui omaggiammo Matteo Salvatore, una figura controversa, sicuramente un cantastorie particolarissimo. Tra l'altro, durante il light painting, mentre c'era questa narrazione, ecco, si avvicinò questa simpatica signora che ci disse che proprio lì abita, proprio lì dove tu stavi disegnando, abitava, manco a farlo apposta, Matteo Salvatore. Ecco, mi piaceva ricordare quell'atmosfera particolare che si creò quella sera in quella piazza, molto, molto particolare. Suggestiva, sì, davvero. Sì, molto suggestiva. Poi io credo Se molto nei luoghi, cioè nel senso anche sempre questa, cioè esempio, non so perché, però voglio dire, quando sono arrivato a Sansevero, che era la città appunto di Andrea Pazienza, comunque in ogni caso, io per me Pazienza è sempre lì che gira. Secondo me, cioè non, in un certo senso ha chiuso un occhio, ecco, vedendo passare Massimo Pasca, però mi ha lasciato passare in un certo senso. Ad esempio, invece, quella sera lì ricordo che ero molto molto nervoso con la cosa di Matteo Salvatore. Non ho fatto una delle mie migliori performance, anche perché ascoltavo, cioè di solito riesco a trasmettere, diciamo, attraverso il pennarello quello che ascolto. Invece in quel caso ero molto concentrato sull'ascolto veramente delle poesie che venivano, dei testi che venivano letti, e non so perché, praticamente in maniera nervosa. Cioè, quindi, se devo fare un paragone, secondo me Matteo Salvatore non era contentissimo che io fossi lì. Allora, sempre la direttrice Antonacci ci scrive vabbè, che la sua opera preferita è La Pietà, un invito all'accoglienza del diverso, dell'altro, nei due volti ravvicinati dove il volto bianco di Cristo grondante di sangue si appoggia a una Madonna che prende il volto di un uomo di colore. Anche a te è rimasta nel cuore quest'opera, insomma, Sì, perché ha un impatto molto. assolutamente, ed è una di quelle che, insomma, tra l'altro hanno resistito a tante proposte, perché poi appunto da un lato c'è la proposta e dall'altro c'è la bolletta, e quindi di conseguenza invece non l'ho mai venduta, nonostante magari ci fossero stati dei momenti in cui avevo bisogno magari di venderla, ecco, diciamo, ha resistito tanto, anche perché poi per ogni quadro c'è sempre una storia dietro. Io ricordo che ad esempio, su una rivista pisana fu pubblicata quella cosa lì, e ricordo ad esempio che un prete si innervosì parecchio per quel lavoro lì. E quando invece poi, da un lato. Dall'altro lato, ricordo una signora che disse proprio tutto l'esatto contrario, disse no, ma qui ha detto si esprime la religiosità non intesa in senso stretto, cioè, ma quello che è veramente un messaggio da un certo punto di vista umano, cioè nel senso del Dio che si fa uomo e che quindi di conseguenza accoglie in sé tutte le questioni relative alle difficoltà umane, no? Quindi naturalmente, in un discorso appunto che vuole evidenziare il razzismo, questo per me è stato un grande complimento quello che mi ha fatto questa signora. Però appunto ci si può pure fermare soltanto all'iconografia, che poi tra l'altro il prete non ha neanche colto il fatto che è uno zoom su Giovanni Bellini, cioè sulla Pietà del Bellini. Quindi ce ne sarebbero da raccontare di cose.
Sicuramente. L'amico Giuseppe Ramunno ci dice che, come hai suggerito tu, l'Archivio Pazienza potrebbe diventare un laboratorio di ricerca sul territorio, i talenti artistici. Sì, sicuramente è una delle. Ora speriamo di riaprire presto per poter riprendere in pieno l'attività. Mentre Michelina Buono mi dà il là ecco, dice: se dovesse realizzare un'opera sulla pandemia in corso, da quale artista del passato contemporaneo si lascerebbe ispirare? Mi dà il là per farvi vedere un omaggio molto bello che hai fatto tu alla classe sanitaria. Ecco, scusami, se vuoi rispondere a Michelina, nel frattempo ho messo Sì, l'immagine. appunto una cosa che ho già fatto è proprio nei primissimi giorni della prima ondata della pandemia. E naturalmente io ho consapevolezza dell'opera di Pellizza da Volpedo, so tutta la storia e tutto il resto, però anche lì, cioè io ho immaginato in un certo senso questi operatori sanitari, volontari, infermieri, con a capo naturalmente quello che la figura centrale è un medico, no? Cioè nel senso un muro che lascia di lato il virus, cioè il virus in realtà ha paura in questo caso. Nell'opera di Pellizza da Volpedo, sia per la storia che per quello che rappresenta, non c'è, c'è l'altro soggetto, siamo noi. In questo caso invece si crea, secondo me, un cortocircuito e quindi una triangolazione tra loro che avanzano dandoci sicurezza e il virus che sta appunto sulla destra e sta avendo paura e noi che guardiamo la scena. Questo per dire che il virus da solo non può arrecare danno. Loro da soli senza di noi non lavorerebbero e quindi bisognerebbe dargli molto più sostegno, soprattutto parlo dello Stato, e soprattutto noi non ci possiamo proteggere da soli. Non so Assolutamente. se l'ho spiegata in maniera lineare, però diciamo queste erano le intenzioni. questa immagine ci dà anche, diciamo, il là per parlare ovviamente della situazione dell'artista. Ovviamente quando ecco, il fruitore dell'arte ha una sua concezione dell'arte dell'artista e ovviamente ecco, quando il museo è chiuso il fruitore non ci può entrare, non ci entra, però ecco, invece dall'altra parte c'è l'artista e volevo da te sapere insomma come si vive, ovviamente non so che la risposta è scontata, non può essere bene la risposta, ma come si vive, come hai vissuto il primo periodo di lockdown causato da questa pandemia e come stai vivendo anche quest'altro strascico, ecco, speriamo non sia lockdown totale, però quest'altro strascico come ti poni in qualità di artista, in qualità di Massimo, ma anche come rappresentante della tua categoria. Bah, guarda, naturalmente sì, come dicevi te, c'è una differenza tra la prima ondata e questa successiva. Diciamo le insicurezze sono altre e tutto il resto. Vabbè, io mi reputo una persona fortunata, quindi comunque in ogni caso non ho le difficoltà che possono avere tantissime altre persone nelle loro attività. Da un lato, perché appunto fortunatamente non ho grossissime difficoltà, però anche perché voglio dire, questo tipo di lavoro è stato sempre precario, cioè da una vita che è precario, quindi diciamo non è che la pandemia l'abbia poi in un certo senso peggiorato, anzi paradossalmente per certi versi, soprattutto nella prima fase ho lavorato anche di più, forse perché la gente si è anche rifugiata nella ricerca di un'immagine, forse perché eravamo tutti sul web a guardare, a vedere naturalmente tra le parole che sono state anche troppe nella prima ondata, è un'immagine, l'immagine ti arriva
immediatamente. Poi per quanto riguarda la categoria è una categoria che non è rappresentata e nella quale ci sono delle grossissime sproporzioni tra chi sta ai vertici e chi questi vertici in un certo senso li regge, questo dal teatro fino alla pittura, ecco. Quindi la vera resilienza dell'artista per me oggi non è data dalla pandemia, è che bisogna resistere ed essere, tra virgolette, soprattutto indipendenti. Ecco, io questo credo, ho sempre creduto, indipendenti, studiare tanto, informarsi, perché non bisogna essere presi in giro. Pochi sanno, ad esempio, non so, faccio per dire che la mafia ormai punta sulle opere d'arte, cioè, voglio dire, ci sono scandali, cioè, dopo droga e armi ci sono anche le opere d'arte, c'è tutto il mercato dei falsi e tutto il resto. Credo che una roba che nasce soprattutto dallo spirito di un artista che magari tutto può immaginare, tranne che vada a finire in mano a questa gente. Cioè, nel senso, non è bello, ecco, quindi teniamoci lontani il più possibile da determinati meccanismi, cercando di essere indipendenti. E poi bisognerebbe essere rappresentati di più. Cioè, io ho una partita IVA e naturalmente per la prassi sono considerato, diciamo, un imprenditore, ecco, in un certo senso, della mia arte, però non è soltanto questo, ecco, non si può soltanto dire questo. Diciamo che si disegna, io mi reputo una persona fortunata, nel senso che ancora riesco per il 25-30%, e ti assicuro che è una percentuale altissima, a fare quello che voglio io. Cioè, nel senso, a dedicare del 100% del mio tempo che dedico all'arte, un 30% a quello che voglio io. Perché poi, come tutti i lavori, invece, se ci sono le commissioni e dobbiamo trottare come in tutti gli altri lavori. La pandemia ci ha messo a nudo tutte le situazioni, e quindi c'è, cioè, sicuramente anche quella degli artisti, ecco. Ok, guarda, andiamo verso la chiusura. Sì, volevo solamente, ovviamente, alla fine, come ci eravamo già detti per telefono, il nostro è stato un incontro molto informale. Non ho avuto il piacere di leggere le 3 pagine di curriculum, ma in Meno qualche modo, male, guarda. Meno male. insomma, Ci Massimo siamo ha salvati esposto. tutti. Massimo, esposto dappertutto, la tua ultima mostra è stata quella di Montreal, giusto? In In Canada, Canada, o ne sì. avute altre? No, è stata, sì, no, credo, no, è stata la mia ultima mostra, anche perché appunto anche le mostre ormai è difficile dire se siano funzionali ai percorsi artistici. Io ho una visione un po' particolare sul concetto delle Ah, mostre, però appunto diccela, siamo ormai, ci no, 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 nel senso interessa, ci interessa. che, no, no, in generale penso che ormai è diventata cioè, non per tutti, per carità, però per molti è l'esibizione, è l'ennesima esibizione dell'ego, cioè, nel senso, non, purtroppo non mi ci ritrovo, forse per quello mi viene mal di testa quando ci sono le mie inaugurazioni. Io credo che io il quadro lo debba fare e lo debba mettere lì, poi chi lo osserva lo completa in base alla sua sensibilità, oppure lo ignora, oppure lo critica. Però tutto il resto è veramente, veramente inutile. Quindi, se c'è una cosa di questa pandemia che forse poteva piacermi, era il fatto che magari la gente potesse entrare un po' alla volta e non per forza praticamente in presenza dell'artista. Capisco. Guarda, proprio l'ultimissima cosa di cui, Sì. mentre ecco, tra i commenti leggiamo anche le considerazioni finali, ricordiamo ovviamente a tutti Certo. che tutto questo video, e ci scusiamo ancora per l'inconveniente che ci ha causato questo ritardo, questi 2 video spezzettati, ma questo video resterà online sulla pagina del MAT e quindi potrà essere rivisto. L'ultima curiosità, che ovviamente avevo tante altre
domande, però insomma si è fatta una certa, è quella sul mondo dei Santini, per cui hai fatto anche delle mostre, delle brevi esposizioni, ma sono state anche un modo insomma che di circolare tra le persone, tra i fan, chiamiamolo così, molto interessante, perché no, perché comunque sono un'iniziativa molto particolare, e anche qui hai posto l'accento su quelli che sono un po' alcuni dei tuoi miti, no? Come per esempio Carmelo Bene, Assolutamente. un'altra presenza che qui riproposta come San Benissimo, San un'altra Benissimo del presenza. Carmelo. È un'altra presenza, diciamo, molto costante nella tua produzione. Giusto due parole su questo, poi giuro che ti lascio libero. Guarda, i Santini sono appunto un'altra delle caratteristiche di quello che cerco di fare spesso. Cioè, per me, il mio segno, cioè non è stato, almeno fino a questo punto, e credo non sarà mai, da un certo punto di vista accademico, perché deve essere sempre ironico. Cioè, deve sempre ricordare comunque, in un certo senso, la freschezza, l'ironia, e naturalmente, se si può anche trasformare l'icona in ironia, allora io vado proprio a nozze. E quindi, ad esempio, questo è stato concepito, quello che È stai bellissima questa. proiettando è stato concepito appunto proprio durante la prima Pasquetta, che non abbiamo potuto fare nei prati, col Speriamo di non pallone. farne anche una seconda, insomma. E questa infatti è orfana del Covid, Santa Pasquetta orfana del Covid, dove appunto il DJ ormai e la musica dal vivo sono rimaste lì. Cioè, i Santini sono tutti spiritosi, ogni giorno ne invento, più o meno ogni giorno ne invento uno. Magari la mia compagna Caterina dice una cosa e viene fuori un Santino, tipo l'ultima sarà, che ancora non ho realizzato, è San Frisa Calo, perché appunto pensando a Frida. A Frida Kahlo, cioè, aveva, diciamo, tutte quelle decorazioni in testa, quindi sarà con la Frida Kahlo, però con la Frida e tutti i pomodori. Perché quindi quando mi vengono in testa li tiro fuori, ecco. Nulla. L'ironia è Sicuramente. importante, io credo che sia importante, ma poi cioè, fare anche sorridere. Importante per tutti, per me che l'invento e per chi li guarda. Ad esempio, una delle cose che funziona di più, quella dei Santini, nel pubblico, cioè nel senso che, cioè anche qui no, San Giacomo Leopardi, alla fine ce ne so due di Leopardi, quindi non Certo. riesco a immaginarli diversamente. Ovviamente uno dei miei preferiti, ovviamente San Pierpaolo Pasolini è un altro Martire, che martire, torna, martire, insomma, ecco. Sì, è martire, perché naturalmente. ecco, questo è Quindi uno dei miei preferiti. non è una presa in giro praticamente per chi crede nei santi e per la religione, anzi, cioè, è un modo di concentrarsi su qualcosa che appunto veramente è sacro. Beh, Cioè, se non è quindi. sacro Carmelo Bene o John Lennon da Liverpool, San John da Liverpool, questo è giusto. Cioè, Quindi, questo cioè, qui è sempre sono stato il comunque primo che ho personaggi fatto. mitizzati, quindi. Questo è il primo che ho fatto quando sono tornato in Puglia, perché sempre il primo impatto dopo tantissimi anni è stato veramente Cerano. Cioè, nel senso, quindi questa roba qui è dell'aria avvelenata in un certo senso per tantissimi motivi, per tantissime dinamiche, però voglio dire, l'artista poi alla fine deve tradurre tutto in immagini, quindi l'ho immaginato così. E c'è il San Giuseppe da Copertino che invece ha la mascherina, quindi è un anticipo Questo del. non ce l'ho, quindi questo mi manca. Ecco, questo può essere No, un'idea, quella di. No, no, tipo il San Giuseppe da Copertino in cima qui, che sta volando, il santo del volo, Ah, ha la ok, qui mascherina. sopra, scusami, non lo vedevo. Sì. Ha Ecco, una ok. mascherina perché si protegge appunto Ok. dall'aria malsana. E quindi semplicemente John Lennon, che è sbarcato col suo sottomarino giallo, e ha capito che la prima cosa che deve fare è proteggersi i polmoni.
il discorso. Vabbè. Allora, ovviamente noi aspettiamo con ansia San Frisacalo e su questa ovviamente ti salutiamo. Massimo, è stato un Grazie. piacere stare con te a parlare. Grazie anche per me. Ci sono tante altre cose che avrei voluto dire, ma ci sarà occasione, ecco, magari per dircele anche dal vivo. Quindi ti ringrazio ancora per questa diretta. Grazie a Ricordo voi. in chiusura a tutti gli amici, innanzitutto, di continuare a seguire il progetto Piccolo Teatro Andrea Pazienza, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e l'amica Emiliana Palmieri, che saluto, e che la settimana prossima, invece, venerdì prossimo e non sabato, il Mattincontra prevede un incontro con l'associazione Autismo San Severo e con Elvira De Santis, Iris De Angelis e Paolo D'Antuono, con cui parleremo di questa associazione, delle attività che svolge, delle attività che vorrà svolgere. Massimo, un abbraccio grandissimo a nome di. Grazie anche a te e a tutti quelli Mi faccio che hanno portavoce non scritto, che ci hanno solo. sentito. Mi faccio portavoce non solo del MAT, ma di tutta la città di San Severo, che ti abbraccia e speriamo Grazie. di Rivederci rivederci presto. presto dal vivo. Grazie Grazie, grazie a tutti, ancora. è stato un piacere. Alla prossima, Massimo. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, buona serata a tutti, ciao.